Io chiedo lo sgombero alle forze dell'ordine, non metto soldi per pagare gli sgomberi, metto soldi per fare i lavori. Questa è la posizione. Il presidente della regione è stato chiaro verso coloro che a gran voce chiedevano il finanziamento regionale degli sgomberi nelle palazzine di edilizia residenziale pubblica dei quartieri difficili di Pescara, da Fontanelle a Rancitelli passando per Via Passo della Portella. Il Movimento 5 Stelle, che ha manifestato assieme ad un gruppo di residenti sotto la sede della regione Abruzzo in Viale Bovio a Pescara, però resta perplesso e si chiede come le forze dell'ordine possano agire in mancanza dei fondi necessari. Abbiamo avuto uno scontro molto duro, direi, col presidente di regione, però oggi finalmente abbiamo una certezza cristallizzata. Il presidente ci ha detto che non metterà un euro per lo sgombero degli abusivi, quindi tutti gli occupanti abusivi, la maggior parte dei quali sono anche criminali pluripregiudicati, potranno vivere sonni tranquilli perché la regione non stanzia soldi. Le forze dell'ordine non possono procedere allo sfratto degli abusivi se Regione Abruzzo non impiega delle risorse, perché tutti sappiamo che per ogni sfratto ci servono dai 5 ai 7 mila euro. Sì, il degrado purtroppo a Pescara è di casa. Un esempio lampante è quello, lo scontro che abbiamo avuto adesso con il presidente. Le faccio solo un riferimento, che per esempio lì a Via Passo della Portella lui ha chiamato per nome uno degli occupanti, quindi significa che insomma sa chi sono, sa perfettamente chi c'è, eppure non agisce, pensa a dire che non dobbiamo denunciare o non dobbiamo agire in riferimento al discorso abusivi. La regione non vuole alimentare una sorta di mercato parallelo degli sgomberi, spiega D'Alfonso ai nostri microfoni, che promette interventi di riqualificazione e di andare personalmente dalle forze dell'ordine e chiedere interventi per il ripristino della legalità. Per quanto riguarda lo sgombero, si è creato un meccanismo per cui ogni sgombero costa 15.000 euro. Ho la sensazione che ci sia un'economia parallela alimentata dalle zanzare. Preferisco che gli sgomberi vengano fatti dalle forze dell'ordine, le quali vanno lasciate in pace, devono essere tolte dalla lotta politica con denunce inutili della lotta politica e devono avere il tempo per dedicarsi a presidiare il patrimonio pubblico abitativo delle case popolari e anche dei comuni. Garantisco, come abbiamo già fatto, 5 milioni di euro, più altri 10 faremo, lavori di puntuale manutenzione ordinaria e straordinaria. Per esempio, lunedì finanzieremo con 300.000 euro punti luce importanti e telecamere in via Rigopiano. E poi andrò io, poiché non ci sono mai andato, sono stato patente incudine del lavoro di alcune forze dell'ordine, vado io in questura a chiedere che le forze dell'ordine ci aiutino ad allontanare coloro i quali hanno occupato abusivamente le case del patrimonio o dell'Ater o del comune di Pescara.